Per preparare una stagione di personal best è fondamentale allenarsi diversamente rispetto all'anno precedente, così dice questo libro al capitolo 10. Ho chiesto a Cosimo comunque di fare un test di preparazione per capire qual è lo stato di forma dopo tutto quello che ha mangiato durante le vacanze natalizie, ma per capire come sta affrontando la preparazione partiamo dall'inizio. Buongiorno ragazzi, allora, prima gara dell'anno, Strabefana, vicino alla mia città, Faggiano, ci andiamo a divertire con tanti amici e finalmente una gara da 10 km, veloce, veloce, e vicino casa soprattutto. Interessante notare che Cosimo ha deciso di abbandonare la squadra a cui apparteneva a livello FIDAL e invece ha preso la Run Card per risparmiare qualche euro. Ovviamente quest'anno sarà premiato, quindi questa scelta forse non è quella vantaggiosa. Cosimo! Ok, siamo pronti! Siamo preparati i panettoni! Schiavo, voglia, Con la Nutella! che codice sei messo? Non lo so, io sono un Sì, è vero. Carlo. Ah, no, c'è un attimo di indietro. 45. Rancard! Vai. A posto. Ragazzi, io già ho vinto! Codice della No, dopo. Il bello quando si organizzano queste gare è che sei pieno, pieno di amici. Grande rientro le gare da 10 km. Super esperto di gare, DJ Nei prossimi giorni, recensione con Elisa di come riscaldarsi pre-gara. A Cosimo, comunque, ho detto di partire a tutta a 4:20 al chilometro. Faccio una bella passeggiata con tutte queste belle gente. Oh, però ricordatevi. Aspetta, never stop training. Uno degli aspetti fondamentali della preparazione della stagione è suddividerla in quattro parti e ho preparato a Cosimo la tabella di tutta la stagione e ne parleremo comunque nelle prossime settimane, nel caso in cui veramente Cosimo mi seguisse in maniera precisa. L'unico aspetto da considerare però è che Cosimo non ha ancora deciso quale gare affrontare in maniera assolutamente certa e quindi ha chiesto ai suoi amici quali gare invece loro avrebbero fatto. Ci stiamo suggerendo le gare da fare durante l'anno. Tu che gara? Io quest'anno ho la 160 km sul Monviso. Aia! Sei qua! Vediamo qua, chi offre di più? Robe serie! E anche la Tuscany Cross. Aia! Adesso vediamo se riesco a trovare altri ragazzi. Centenari. Centenari. Ma dopo, che cosa hai in mente quest'anno? Lo so che c'hai tantissime gare in mente. Sì. Uno o due me ne devi sparare. Voglio vincere il campionato di scacchi. Ok? Poi. Voilà. È un ultra. È un ultra là. Poi c'ho stasera una gara importantissima, pura online. Online perché devo stare sul divano, A parte gli scherzi, dimmi una gara, un obiettivo. Un obiettivo, non la gara. Allora, un obiettivo di quest'anno è portare più gente a fare sport. Bellissimo! Io, stop. Ci siamo, ragazzi! È proprio musica! Musica per le mie orecchie! Se è vero che gli avevo detto di correre intorno ai 44-45 minuti sui 10 km, in realtà il giorno prima della gara avevo capito che non sarebbe stato in grado, almeno mentalmente, di realizzare né il personal best né tantomeno questo tempo e quindi a metà gara ho avuto assolutamente la conferma di questa cosa. Ok ragazzi, Siamo sempre noi. L'amico mio qua non mi molla, No, no. mi tiene stretto stretto. Siamo a 5 km e mezzo, la media più o meno 5, abbastanza tranquillo. Il vento non c'è Inizia a fare più, caldo, inizia a fare si caldo. suda, col cappellino. Non si sa Però mai. non è oggi. Non si sa mai come ci dobbiamo vestire. Lo so.
Il cane avanti a noi sta. Come cazzo? È come... Abbiamo lasciato il paese. È come ogni gara. E non abbiamo il cane. Come al solito, a un chilometro dall'arrivo, invece, Cosimo era ancora sorridente, anche correndo contro vento. Secondo me è fondamentale che negli ultimi 1000 metri si vada al massimo della propria performance, e questa è la cosa che ha fatto pure Cosimo. E allora, ragazzi, ultimo chilometro contro vento, e ci sta tutto, non avevamo dubbi. 10 chilometri abbiamo avuto di tutto. Buon inizio anno a tutti! E adesso è il momento più atteso della 10 km di Facciano, è la consegna della medaglia. Eccomi! Dai, bravi! Fantastico! Intervista a caldo! Come è andata? Aspetta, è morto. Il silenzio vale più di 1000 parole. Ma sì, questo è il tuo grandissimo... Grande, grandissimo! Dalla prima ora, dalla prima scarpa e fino all'ultimo. Grande! Post gara mi ha chiamato e l'ho sentito per fargli i complimenti, che comunque ha fatto un ottimo risultato nonostante non sia nemmeno riuscito a correre sotto i 50 minuti, ma ci è andato molto vicino. Gli ho suggerito però tre cose: uno, mangiare di meno perché deve assolutamente perdere peso; due, rispettare il programma della maratona se vuole assolutamente correre il passatore in maniera molto rapida; tre, rispettare comunque il suo corpo, perché aumentare i chilometri non è forse la soluzione ideale. Vediamo comunque se ha seguito i miei precetti. Allora, questa è la parte che mi piace di più, è quella del ristoro finale. Cioè, ah, c'è, ragazzi. Sono uno degli ultimi. Beh, Focaccia. Grazie. Questa tira. E la cosa ancora, cioè quella che proprio desideravo era questa. Panettone con la Nutella. Troppo social. Ed ora, dato che il test non è andato a buon fine, gli ho detto: corri un'altra gara, spero che la farà nei prossimi giorni. Voi nel frattempo stai strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Video di tutti gli allenamenti, magari con David Colgan oppure con il sottoscritto, che vi racconta quali saranno i suoi obiettivi e quale sarà la sua preparazione. Ciao, alla prossima.